Ve l'avevo detto che su questo canale avrei trattato tantissimi argomenti di vita privata, quindi mantengo la promessa e lo faccio con un argomento particolarmente forte. Lo faccio soprattutto per sensibilizzare, ma anche per far capire tante cose, soprattutto ai più giovani. Quindi ciao ragazzi, ben ritrovati. Ovviamente sono Gabbomen, qui siamo su Gabbomen Extra, il mio secondo canale. Vi invito ad iscrivervi se non siete ancora iscritti e ad attivare la campanella per non perdervi tutti i miei nuovi contenuti. Se vi va e se vi interessa questo argomento, mi farebbe piacere qualora lasciaste tanti mi piace, così da farmi capire che volete che io continui a trattare argomenti del genere. E anzi, se avete altri argomenti, ragazzi, riportateli qui sotto nei commenti. Potrei prendere in considerazione l'idea di trattare qualche altro argomento da voi suggerito. Poi, non solo, raccontatemi anche le vostre esperienze con l'alcol. Ebbene sì, lo avrete capito dal titolo, vado a parlare di quella volta che purtroppo, ahimè, andai in coma etilico. Premetto col dire una cosa importantissima. Sono sempre stato una persona molto molto responsabile. Quando uscivo con gli amici, perché attualmente ovviamente non si può uscire, comunque in generale quando esco con gli amici non vado mai ad esagerare con l'alcol, mai, al massimo bevo un bicchiere o due, che sia birra o vino. Quella sera purtroppo, ahimè, è successo un qualcosa di particolare, ma voglio tornare indietro nel tempo. Cercherò di non dilungarmi troppo, però è importante che comprendiate tutto quello che è accaduto quella serata e come sono arrivato a quel punto. All'epoca giocavo con una squadra di calcio a 5, giocavo in Serie D. Quel giorno in cui mi è accaduto tutto questo era di sabato e voi direte: ma perché mi stai a parlare del calcio a 5, giocavi a calcio a 5? Perché quel giorno appunto giocai una partita di campionato, se non ricordo male, alle 15, dalle 15 alle 16. Capite bene che quando uno ha una partita di campionato, mo che sia di alta categoria, io giocavo in Serie D, però che sia di alta categoria o di bassa categoria, poco importa, a livello fisico devi farti trovare pronto. Quindi la mattina avevo fatto sì un'abbondante colazione, ma poi feci, se non ricordo male, verso mezzogiorno un pranzo particolarmente leggero proprio per affrontare la partita del primo pomeriggio. Finita la partita alle 16, l'unica cosa che ho fatto fino alla sera, quando sono uscito con i miei amici, è stata bere dell'acqua, basta. Quindi c'avevo lo stomaco particolarmente vuoto. Ebbene, come tutti i sabato sera, siamo usciti con gli amici, abbiamo trovato una pizzeria. Ci siamo fermati, abbiamo trovato anche posto e ci hanno detto che ci avrebbero messo un bel po' prima di portarci la pizza. Comunque ci hanno fatto accomodare, ci hanno fatto ordinare da bere e io ho ordinato una birra. Una birra, lo ripeto, il sabato sera l'ho sempre bevuta come nulla fosse. L'unica birra che era rimasta a questa pizzeria era una birra particolarmente famosa di cui non faccio il nome, che era mischiata con lo scotch. Si chiama proprio scotch e va bene. La cavolata che ho fatto io, visto che non arrivavano ancora le pizze, ma avevo sete e c'avevo la sensazione ovviamente della gola secca, poi a ripensarci uno dice: sì, ma l'alcol, te bevi l'alcol, non è che te disseta. Sì, te dà quella sensazione in bocca, ma è alcol, non te può dissetà, no? E io niente, me sarò bevuto ecco, tanta così sarà stata, perché era un boccale da mezzo litro, se non mi ricordo male, se non anche 300 ml, ma era, diciamo, era mezzo litro, me ne sono bevuta tanta così. Ci ho capito più niente, non ci ho capito più niente, o perlomeno io non ci ho capito più niente. I miei amici mi hanno poi riferito che sembrava una persona assolutamente normale, con cui si poteva fare un discorso anche bello, bello articolato. Io però, ragazzi, dal momento in cui è arrivata la pizza e ho cominciato a mangiare, mi ricordo che ho mangiato la pizza, forse l'ho finita, poi non mi ricordo assolutamente più nulla. E là è cominciato il macello. Quella sera in pizzeria, lo ripeto, ho bevuto solamente un boccale di birra. E poi però siamo andati ad un pub. Solitamente io come mi comporto? Se bevo a cena durante il pasto con gli amici una birra, quando vado al pub prendo qualche altra cosa. Solitamente non vado a prendere ancora alcolici. Quella sera però stavo già bello che svalvolato, ragazzi, e mi hanno raccontato che ho iniziato a ordinare superalcolici. Voi pensate, cioè io solitamente, che nella vita di tutti i giorni essere io pensante per come sono fatto, se decido di prendere un bicchiere di birra a cena, poi quando vado al pub non lo prendo, addirittura sono andato a superalcolici. Infatti lì per lì gli amici miei sono rimasti un po' spiazzati, però
Dice che io gli ho detto: oh, ma io faccio come mi pare, io stasera c'ho voglia. Anche perché, ragazzi, ma voi pensate, sentite sta cosa. Io solitamente ogni volta che uscivo con i miei amici prendevo la mia auto. Quella sera è capitato che io la macchina non l'ho presa, l'hanno presa i miei amici. Quindi io addirittura gli ho detto: stasera non me ne frega niente, perché tanto io non guido e quindi bevo quanto mi pare, cosa che io non avrei mai fatto. Cioè, nella vita di tutti i giorni, anche non avessi preso la macchina, non avrei mai esagerato con l'alcol. Per farvi capire quanto l'alcol possa alterare anche le vostre decisioni normali, quelle della vita di tutti i giorni. E quindi niente, ho cominciato a bere. Dice che poi lì per lì durante la serata ero diventato leggermente alticcio, ma comunque ancora si poteva fare un discorso articolato con me, quindi non si sono preoccupati più di tanto. Regà, a me già mi si era spento il cervello veramente da tanto. Piccolo aneddoto, ho speso 70, cioè avevo nel portafoglio 70 euro, ho speso 70 euro in super alcolici, ragazzi. Vabbè, pure la cena ci stava di mezzo, avrò speso 20 euro di cena, ecco, 50 euro di super alcolici. La sera ovviamente è proseguita, fino a che non è arrivato il momento di tornare a casa. Ovviamente i miei amici mi hanno riaccompagnato a casa. Durante il tragitto, poco prima dell'arrivo a casa, mi sono sentito male, mi veniva da vomitare e quindi si sono fermati e mi hanno fatto vomitare. Mi hanno detto: come ti senti? Dice che io ho detto: sto benissimo, mi sono ripreso, ah che bello, mo me ne vado a dormire, e finisce la storia. I miei amici però che hanno fatto? Mi hanno preso sotto braccio, mi hanno preso le chiavi di casa, mi hanno aperto il portone, mi hanno aperto l'ascensore e mi hanno fatto salire in ascensore. Mi volevano accompagnare fino dentro casa, però dice che io gli ho detto: no, sto benissimo, state tranquilli, non c'è alcun problema, vado da solo su. Ok, quindi l'ho salutati, chiudo l'ascensore, salgo, mi ricordo assolutamente nulla. All'epoca non abitavo qui, abitavo in un appartamento a un paio di chilometri da qui. E sono rimasto davanti alla porta di casa. Perché? Perché a quanto pare non riuscivo a entrare. E mo vi spiego pure perché ho capito che non riuscivo a entrare. Evidentemente, perché lo ripeto, non me lo ricordo, ho infilato la chiave, ma ho infilato la chiave sbagliata. E quindi quando andavo a girare, ovviamente non si apriva la porta di casa. Mi sono appoggiato alla porta e mi sono accasciato a terra. Accasciandomi a terra, il destino, la fortuna, chiamatela come vi pare, ha voluto che io ho suonato alla porta di casa, ho suonato a casa. A casa mia c'erano mio fratello, mamma e papà. Mia madre ha sentito. Quindi che cosa ha fatto mia madre? Era tardi, saranno state le 2:30 di notte, forse pure le 3. Apre l'occhiello della porta e non vede nessuno. Dice: ma com'è possibile? Lì per lì si è preoccupata, dice: ma boh, io ho sentito suonare. Apre la porta, ragazzi, e mi ritrova là per terra, accasciato in coma etilico. Ormai avevo completamente perso i sensi, non parlavo più. Si chiama coma etilico perché va in coma. Ha chiamato l'ambulanza, mi hanno preso, mi hanno portato, Al pronto soccorso il dottore, la prima cosa che gli ha detto a mia madre, dice: potrebbe aver assunto qualche sostanza stupefacente. Io? Dice: sì, potrebbe aver assunto qualche... No, non ho capito che era semplicemente coma etilico. Insomma, mia madre che ha fatto? Ha chiamato i miei amici, ha chiamato uno dei miei amici al cellulare e gli ha risposto. Gli ha detto, dice: sì, veramente ha esagerato con l'alcol. Dice: però più di quello non ha assolutamente fatto. Insomma, morale della favola, mi hanno portato a pronto soccorso. Non mi ricordo assolutamente nulla. Mi sono svegliato, sapete dopo quanto? Ma voi potete capire, dopo un paio di giorni, se non mi ricordo male, mi sono svegliato dopo che mi avevano fatto una marea di flebo per cercare appunto di farmi smaltire l'alcol. Avevo un tasso alcolemico superiore alla norma de 3 volte. Cioè, un'esperienza di quelle assurde. Ma voi immaginatevi se io quel giorno avessi preso la macchina. Se io quel giorno avessi preso la macchina, avrei potenzialmente potuto fare una strage. Ragazzi, fate attenzione quando uscite. Non bevete, l'alcol potrebbe rovinarvi la vita. Basta una stupidaggine che uno fa così tanto per, senza pensarci, per commettere qualcosa di irreparabile. Pensate alla vostra salute, al vostro benessere, ma anche e soprattutto al benessere dei vostri genitori. I genitori che si fidano a far uscire un figlio, per quanto possano pensare che sia responsabile, e gli si ripresenta davanti a casa, che sono al campanello in coma etilico. Ma voi immaginatevi un genitore come può sta. E soprattutto poi non potete capire come uno sta quando si sveglia dal coma etilico. Io sono dovuto rimanere 3 giorni a letto sveglio. Una volta mi sono svegliato, a parte mi sono svegliato mentre mi stavano a fare attack, quindi vabbè, no, ma hanno messo il coso in testa, come si chiama, manco mi ricordo, l'elettroencefalogramma. Mi sono svegliato in quel momento,
Quindi potete immaginare, ma poi sono dovuto rimanere 3 giorni sul letto senza potermi alzare, primo perché non c'avevo le forze e secondo perché a quanto pare questa è la prassi. E sono rimasto parecchio tempo in ospedale, sono rimasto tantissimi giorni in ospedale e dopo addirittura ho dovuto fare anche un piccolo percorso di riabilitazione perché ragazzi stavo veramente in condizioni pietose. Il dottore ha detto a mia madre, ma ha ripreso per i capelli. Quindi lo ripeto ragazzi, non fate stupidaggini, pensateci bene prima di fare le cose, non rovinatevi la vita, magari anche inconsciamente, perché dice tanto lo fanno tutti, non succede mai niente. Regà, è a volta buona che succede qualcosa di brutto, primo soprattutto se guidate, ma pure se non guidate la stessa identica cosa, ve altera lo stato d'animo, ve altera proprio la volontà di fare le cose. Cioè ragazzi miei, mi raccomando. Detto questo, appunto, volevo condividere questa esperienza per cercare di sensibilizzare al mio pubblico. Su questo canale siamo ancora pochi, siamo circa 10.000, anzi vi ringrazio per questo importantissimo traguardo che abbiamo raggiunto. Ancora non siamo molto lontani dai numeri che faccio sul primo canale, c'ho circa 295.000 iscritti, ma lì parlo di calcio. Quindi se vi è piaciuto questo video ragazzi, lasciate un mi piace di supporto, iscrivetevi anche a questo canale per altri contenuti di questo tipo, ma non solo, perché faccio anche contenuti un po' più divertenti, se no sarebbe un canale proprio mamma mia. Attivate anche la campanella per non perdervi tutti i miei nuovi contenuti e trovate in descrizione tutti i link ai miei profili social. Se avete esperienze che volete condividere ragazzi miei, fatelo qui sotto nei commenti. Ve lo ricordo poi, se volete che io tratti qualche argomento in particolare, fate le vostre proposte qui sotto nei commenti. Credo che abbiate capito la morale della favola e niente, non mi resta che darvi appuntamento alla prossima con un nuovo video. Mi raccomando ragazzi, senso di responsabilità sempre, sempre. Ciao.